Ciao bellissime, allora oggi voglio far vedere i prodotti top di gennaio. Allora, iniziamo con gli smalti. Di smalti ne ho trovati, cioè, sì, ne ho trovati due che mi piacciono molto. Allora, il primo è questo qui della Marilou. Mi devo sbrigare che sennò non mi basta il tempo. Ed è trasparente, ve lo assicuro, è bellissimo. Ed è il numero 15. Fantastico. E questo qui l'ho pagato 1,99 euro al Mauris, perché a me non servono molti prodotti di marca, l'importante è che funzionino. Poi il secondo è questo smalto qui della Host, questo verde. Vedete? Ora vi voglio far vedere anche un po' dentro, però deve essere applicato con due passate, perché se no rimane più trasparente. Vedete? Questo verde fantastico. Magnifico. E niente. Poi volevo inserire anche questo qui è il numero oddio, 159 ed è veramente buono. Non so quanto l'ho pagato perché l'ho trovato su una rivista. Volevo inserire anche lo smalto questo qui che ha questo effetto, quello là calamitoso, io lo chiamo così, con questo effetto a sfumatura. Magnifico. Solo che l'ho preso ieri, quindi non ho potuto mettervelo. Ah, vi metterò anche. Insomma, il risultato lo vedrete da questo video, no? Perché già ho messo un video precedente. Il risultato è venuto molto molto bene. Cioè, è la prima volta per me, quindi molto carino. Poi passiamo agli ombretti. Di ombretti ho trovato solo questa palette che mi piace molto. Ed è la palette Makeup Quadro, questa qui. Ed ha all'interno questi quattro colori. Vedete? Ha il bianco, l'azzurrino, l'azzurro e il blu. Magnifico. Sono davvero molto scriventi. Ora vi faccio vedere il celestino. Guardate. Vedete? Hanno una scrivenza pazzesca. Il blu è una cosa unica, perché cioè voi vedete, non so se riuscite a vedere molto bene, però sono davvero scriventissimi, scrivono davvero molto. Non so il numero perché penso che non ci sia scritto, almeno io non l'ho visto. Se voi lo vedete, ditemelo anche nei commenti. Ok, poi passiamo alle labbra. Per le labbra ho due prodotti. Il primo è questo lip gloss della NYX, che è davvero magnifico. E non so il numero perché mi è andato via. Ora vi faccio vedere. Mi è completamente andato via. Però vedete, questo rosa antico, non so come descriverlo. Vedete, molto molto brillantoso. Oddio, scusate. E uno è questo. Poi un altro è sempre lucida labbra, perché questo qui proprio colora tantissimo le labbra. Poi un lucida labbra che mi è quasi finito, però ora, un attimo che si riesca a togliere questo ambaradan che ha intorno. Ok. È questo lucida labbra della Makeup Artist Alessi Bronte. Non so se vedete bene. Ed ha queste, non so se riuscite a vederle. Ah, sicuramente no. Sì. Ha queste pietruzze che sono grandissime. Sulle labbra hanno un effetto pazzesco.
Ora qui ce n'era un altro, però non mi piaceva e poi l'ho perso, quindi. Ed è così, vedete? Ora il pennellino a me è diventato un pochino rosa perché l'ho applicato anche un po' sopra ai rossetti che mettevo magari per qualche spettacolo. Però è veramente magnifico ed è una lucentezza unica. Poi, per il viso, ho questo qui che mi si è polverizzato, però vabbè. Questo blush della Maybelline New York, vedete che mi si è polverizzato, quindi non ve lo posso far vedere. Ci provo, un attimo, non vorrei far casino. Eccolo, è questo tra il rosa e il rosso. Ora ve lo faccio vedere com'è. È molto scrivente anche questo ed è veramente fantastico. A me piace tantissimo. E ma che casino che ho fatto! Che casino che ho fatto! Ok, e questo qui è il 67. Cerco di farvelo vedere. Eccolo qui: Pink, Gold or Rose. Fantastico. Poi, sempre per il viso, ho questa cipria compatta, un po' scuretta, della V. Io la chiamo così, della V. Ed è fantastica. È il numero 2. Al suo interno ha lo specchietto. Ciao. Vedete, sto riprendendo con l'iPad. E ha lo specchietto con una spugnettina e questa cipria che sembra molto più chiara qui. Però vi assicuro che è abbastanza scura. Vedete? Ecco, più o meno. No, non è nemmeno così. Ora se riesco a farvela vedere sulla mano. Vedete, è proprio una cipria perché non va a intensificare il colore della pelle. Quindi sembra molto scura, ma in verità è chiara. E nulla, questi qui erano i prodotti di gennaio. Ora ve li metto tutti qui davanti. Lo so, non si vedranno un granché, però. Ci provo. Un attimo solo. Io ecco, ve li consiglio tutti questi qui, perché sono davvero. Mannaggia questo qui. Sono davvero, davvero grandiosi. A me almeno piacciono tanto. Questo qui, come ve lo faccio stare in piedi? Aspettate, questo qui me lo devo appoggiare al muro. Scusate, la mia qualità. Eccomi qui, compatta ancora, benissimo. Ve la metto sulla bambola perché sennò non so dove mettervela. Poi il fard. Non so come farvi vedere queste cose, vi giuro, sto trovando dei modi che nemmeno. Ah, ci sta, bene. E questo qui ve lo metto perché sono comunque tutti senza spessore, quindi non stanno da nessuna parte. Mannaggia. Ok, vi provo a fare un coso un po'. Un blocco se riesco. Ok, vedete che allora qui c'è la cipria, il fard, gli ombretti, lucida labbra, rossetto e smalti. E io ragazze vi saluto.
E ci vediamo al prossimo video. Ciao bellissime!